appena sbarcati alle Lofoten. Allora adesso la questione è, visto che è tardissimo e sto già ghiacciando, che sono in pantaloncini, dobbiamo assolutamente trovare un posto per la tenda. Cazzo raga, che freddo. Ma guardate che bel panorama. Dove cazzo mi metto con la tenda? Aspetta che forse qua ho trovato un posto. Bene, raga, sono... Vi dico subito che ore sono. Ho voglia di dormire un po', altrimenti domani rischio di pagarne le conseguenze. Montiamo la tenda, dai, su. Questo è quello che c'è qua davanti. Non ho sonno e non sono neanche stanco, ma so che ho bisogno di dormire. Buonanotte, ci vediamo domani. Gente, è tardissimo, sono le 10 passate, vabbè, non devo dormire alle 3:30. Raga, mangiamo e poi partiamo, andiamo a vedere un paese che si chiama che poi si pronuncia O. Dai, mangiamo e partiamo, che è tardissimo. Raga, la semplicità disarmante del nome di questo paese è incredibile. Raga, sembra veramente figo di brutto sto posto. Dunque gente, sono entrato adesso nel Joker a fare un po' di spesa, quello che c'era nel paese qua dietro, convinto di trovarmi davanti dei prezzi folli, però i prezzi non erano così tanto maggiorati. La marmellata l'ho pagata sempre 2,40 euro, ho buon segno insomma. Vabbè, spesa grossa secondo me fatela prima di venire qua alle Lofoten. Vai. Raga, giudicare dalle macchine credo di essere arrivato voi in un parcheggio stranamente affollato o in un qualcosa di figo. Cerchiamo di capire cos'è. Perché cazzo è così pieno di macchine? Non capisco. No, vi spiego, qua vicino c'è il punto in cui si fa la foto classica dall'alto delle Lofoten. Non vorrei che questo fosse il parcheggio per arrivare lassù, tipo che da qua inizia il sentiero per andare lassù. Mi pare che dovrei togliermi dalla strada, però vorrei andare un po' avanti per capire. Ma non c'è un'indicazione, perché cazzo è così pieno di camper lì? No, non lo so, raga, secondo me era solamente un parcheggio e nient'altro, non c'è un'informazione né niente, quindi... Boh. Ok, raga, l'ho capito, quello lì è il parcheggio per andare esattamente in quel punto là panoramico per cui fare le foto, quindi la gente parcheggia la macchina lì, poi va a piedi, passa il ponte e sale su là. Vedete tutto il percorso per salire e andare su.
Beh raga, da qua, cioè non da qua, comunque da sopra quel monte è da dove si fa la foto classica delle Lofoten, che è quella zona che vedete là in mezzo, tra la montagna illuminata dal sole e questa qua un po' più alta. Comunque sto prendendo tempo e sto girando assolutamente a caso per questa città che si chiama Reina, mi pare. Raga, ho di nuovo mal di testa, perché è troppo, è tutto troppo bello. Che figo. Sono in botta, sto pensando un sacco di roba, comunque. Allora, facciamoci una chiacchierata. Siamo in un punto veramente cardine, raga. Siamo alle Lofoten. Questi 10 giorni di stop a Vodo hanno incasinato un po' le cose. Utili da un lato, inutili dall'altro. Utili perché comunque ho avuto modo di ripigliarmi, lavorare, andare avanti con i video. La cosa che mi ha dato veramente fastidio è che sono stati 10 giorni di sole. Più che altro perché ieri, quando ho preso il traghetto, ho incontrato un signore svedese che comunque ha la moglie qua delle Lofoten, e lui stesso mi ha detto che sono stati giorni veramente fortunati, e io mi sono giocato quei giorni stando chiuso là in libreria. C'è da ringraziare, raga, che comunque non piove, perché col mio culo mi sarei aspettato veramente sole per 10 giorni a Bodo, arrivo qua a pioggia per 2 settimane. Invece no, le previsioni sembrano mettere bel tempo da qua a un bel po' di giorni. Sono preso sta pausa che non serviva, me ne prenderò un'altra adesso per arrivare lì al festival, e non è che posso prenderla tutta così sotto gamba sta Norvegia, raga. Devo rimanere concentrato, non adagiarsi troppo, perché Capo Nord comunque da qua è ancora 1000 chilometri se non di più. È ancora una tratta impegnativa, eh. Ho paura di abbassare la guardia adesso, pur essendo così vicino, tutto sommato. Non so perché quando freddo mi gocciola sempre il naso. Avrei dovuto sciallarmela al ritorno da Capo Nord, non adesso prima di andare. È stato un errore. È stato un errore, spero di non pagarne le conseguenze. Ecco, tutto qui. Oggi ho beccato i miei primi fan, raga. Cioè, Gianluca, se vedrai sto video, voglio dirti che te e la tua famiglia siete stati i miei primi fan. Beccare una persona fisica alle Lofoten, a 4000 km da casa, che non hai mai visto, che ti dice: ma tu sei io Marchinea, cazzo. Cioè, è stato incredibile, raga. Questa roba mi ha messo un gaso di grazie. Raga, direi di tornare, perché il sole sta calando e tanto qua ci torneremo domani. Torniamo in su e lentamente torniamo là sotto la montagna e ci andiamo a mettere lì con la tenda, così domani mattina all'alba saliamo su e andiamo a vederci le Lofoten dall'alto. Comunque il sentiero inizia qua e ci sono altra gente che lascia anche le bici, quindi buon segno. Allora raga, credo di aver avuto un'idea non bella o di non aver avuto un'idea bella. Scegliete voi quale volete sentire di versione. E perché no, piuttosto che andare a dormire, perché non salire in punta alla montagna adesso e dormire su di là? Quindi andiamo. Ho lasciato qua la Rosy. Guardate come ho settato lo zaino. Troppo MacGyver. Comunque mi sono portato un po' di viveri. Ho dietro il sacco a pelo. Il piano niente, quello di arrivare su, raga, dormicchiare, bivaccare e vedersi l'alba da in punta alle Lofoten. Raga, vi confesso che mi manca un po' tutto questo, questa cosa del peso sulle spalle, dello zaino, del poter dire: raga, vado dove voglio, perché sono a piedi. Guardate che bello sto sentiero, comunque tutto in pietra, scalino per scalino, cioè che sbatti avranno avuto a farlo. Mi ricorda un po' un trekking che avevo fatto un botto di anni fa in Liguria, si chiama Monesteroli, e questo me lo ricorda molto. Ok, questo sembrerebbe essere l'unico punto per ora senza scalini. Guardate laggiù, oltretutto si vede il parcheggio in cui eravamo oggi. Dai, facciamo sta parte qua, secondo me siamo quasi in cima. Dai.